voce. Allora, è giunto il momento di presentarvela e di parlarci un po', anche perché abbiamo diverse curiosità. Grazie a Simona Molinari per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Salve, ciao a tutti. Ciao, grazie per essere con noi intanto. Grazie a voi dello spazio. Simona, allora, prima di parlare del nuovo singolo, che è tra l'altro molto bello, molto d'atmosfera, in cui un po', no, cambi la tipologia di proposta al pubblico, ed è una proposta molto interessante, più intimista, più che porta più a riflettere, no, a, se vogliamo, a guardare dentro se stessi. È un bellissimo brano e la tua una bella esecuzione, veramente, intanto complimenti. Grazie. Un bel brano. È un brano di cui mi sono innamorata al primo ascolto, un brano di Pier Francesco Corbi e Lorenzo Vittini. Che sono due autori siciliani, no? Leggevo. Siciliani. E quindi siciliani, chi esatto, meglio di loro può parlare del mare? No, esatto, infatti. Hanno descritto perfettamente questa mancanza del mare che io mi porto dentro da bambina, perché sono nata a Napoli e poi ho sempre vissuto in montagna, all'Aquila, oppure a Roma, a Milano, però insomma, ecco, distante. Questa mancanza me la sono sempre portata dentro, tanto da andarmi a cercare proprio il mare in ogni periodo dell'anno, per quando appunto, sai, quando hai proprio quel bisogno di dialogare un po' con te stesso. Ecco, il mare è lì dove trovo pace. È il frutto di un cambiamento, no, che passa anche per la casa discografica e anche per insomma coloro che collaborano con te, eccettuati i musicisti, perché quella è una squadra che non si cambia mai, no? Sì, esatto, sì, no, loro sono i miei, io dico, sono i testimoni di tutto ciò che è stato e che è, quindi sono le mie radici, sono la mia squadra. Non si cambia, invece tutto il resto è cambiato, dal management alla casa discografica, alla musica appunto, e quindi entrano nuove energie in campo, è cambiato il mondo, sono cambiata io, poi sono tanti anni che non esco con un disco di inediti, credo addirittura 8 anni, quindi insomma sì, è un'infinità di tempo e mi sembrava doveroso raccontare quello che sono oggi, e quindi anche se vogliamo distaccarmi da un genere a quale mi sono sempre, diciamo, legata, e invece dare un po' più rilievo al racconto di questo tratto di strada. E quindi una sorta di maturazione, no? Di cambiamento, ma sì. C'è una cesura con il passato o comunque lo ricomprendi in ogni caso? No, in parte come si fa in questi momenti quando si cambia pelle, si decide cosa tenere nel bagaglio e cosa lasciare. C'è una parte in cui si detrae e una parte in cui sì. Si trattiene, no? Sì, esatto. Una parte la si lascia andare per fare spazio a ciò che arriva, e si tiene il buono di ciò che è stato. Questo è un singolo, quindi immagino che poi, insomma, verrà un disco a cui sicuramente, insomma, un album a cui sicuramente starai lavorando. Quanto è stato difficile scegliere il singolo, oppure questo, perché devo dire il brano arriva dritto, cioè proprio colpisce, quindi è un'ottima scelta, ma è stato difficile. Sì, è una difficile. Scelta, devo ringraziare anche la BMG per avermi supportato in questa scelta, nel senso che è una scelta chiaramente non di diciamo easy listening o radio friendly, ecco, se vogliamo. Però è una scelta più di concetto, ed era il brano che meglio raccontava questo passaggio, forse, o faceva capire la direzione, ed era proprio questo, e poi era quello che più sentivo, diciamo, che forse mi rappresentava in questo momento. E quindi no, non è stato difficile, devo dire la verità, è venuto abbastanza da sé prendere questo come primo brano. Tu hai iniziato prestissimo, no? Hai capito molto presto che
insomma, la musica sarebbe stata comunque una delle tue passioni e un tuo interesse. Inoltre sei tra quei musicisti, cioè non sei solo una cantante, sei anche una musicista e insomma hai anche studiato al conservatorio, non lo fanno in tanti, soprattutto, insomma, soprattutto oggi non sono tantissimi i cantanti che hanno questo tipo di esperienza alle spalle. Quanto la ritieni importante? Ma per me, per quello che faccio e per come ho sempre inteso la musica, cioè come chiaramente prima di tutto una passione, ma allo stesso tempo anche con la dignità di un mestiere vero e proprio, per me è stato fondamentale. Ogni volta, ogni giorno ringrazio per aver fatto questo percorso, che è stato abbastanza naturale perché per me è stato proprio, la musica ha rappresentato proprio, per un periodo della mia vita, ha rappresentato quasi il 100% della mia vita, nel senso che era la mia amica, la mia mamma, la mia confidente nella musica. Con la musica mi sono curata, con la musica mi sono sfogata, è la mia droga ma la mia medicina, e quindi è stato un po' inevitabile. Quindi studiare, devo dire la verità, è come quando sei innamorato che non ti pesa niente. Io, per me studiare Era una non mi è mai passione, pesato, quindi no, riuscire a sintetizzarlo, no, era era un vero e importante. proprio amore, è stato proprio un vero e proprio amore, come quelli che poi ho provato nella vita sentimentale, uguale, uguale. E iniziare poi a scrivere canzoni, invece, è stato un passo successivo. Quello è arrivato da grande, sì, dopo i 23-24 anni ho cominciato a scrivere e ecco, forse lì è proprio stata la mia medicina, cioè scrivere per me è stata una cura per me stessa, perché c'era tutta una parte di me che desiderava comunicare, parlare, raccontare, ma a cui io non davo voce, per tanti motivi. E attraverso la musica e il palcoscenico riuscivo a far vivere una parte di me che nella vita reale non riuscivo a far vivere, e quindi diciamo è stata una cura. La prima canzone che ho scritto era Egocentrica, l'ho Egocentrica. scritta mentre recitavo in realtà, perché ero in tour con un musical, il Dottor Jekyll Mr. Hyde era il musical. E io interpretavo un personaggio egocentrico, appunto, che è ben descritto nella canzone, ma che al tempo stesso in piccola parte mi assomigliava anche. E quindi ho scritto questa canzone, l'ho presentata in un concorso, il concorso che poi mi ha fatto arrivare al mio primo Sanremo vincendo il concorso, e da lì, insomma, è partita tutta questa tutto quello che poi è arrivato. Tra l'altro tu hai vinto anche due premi Lunezia per Sì. diverse, insomma, per diverse motivazioni, ma non è un premio da Sì. sottovalutare, anche quello, insomma. No, quello forse è uno dei premi più belli perché premiavano il valore musicale letterario dei miei pezzi, dei miei brani. E quindi per me, insomma, cantautrice alle prime armi, se vogliamo, è stata un po' una bella conferma e una bella gratificazione che poi mi ha dato modo di crescere, di continuare, di non fermarmi, ecco. Esprimersi anche nel musical, dove poi si è cantanti ma anche attori, no? Se vogliamo, Sì. quanto è importante per crescere? Perché c'è chi diceva, vabbè, il musical è una forma d'arte, fra virgolette, minore, no? Rispetto all'essere solisti, ma quanto non è vero questo invece? Ma secondo me, come tutte le esperienze, dipende È da come le formativa. fai. È formativa e dipende da come le fai, nel senso che per esempio per me il musical è stato fondamentale per capire proprio, per comprendere proprio, ma vivere, cioè capire che quando sei su un palco sei molto di più di un semplice esecutore di musica, cosa che magari inizialmente la mia passione era proprio cantare, quindi ero per lo più un interprete e quindi eseguivo al meglio o interpretavo, cercavo di interpretare al meglio. Invece devo dire che il musical e il teatro in generale mi ha fatto proprio capire quanto tu puoi dire su un palcoscenico, quanto puoi raccontare una storia, quanto puoi comunicare veramente qualcosa di importante, qualcosa che senti che è giusto che gli altri conoscano.
con un pubblico, ecco. Quindi forse per me, io ho preso proprio coscienza di che cosa significa essere su un palcoscenico, di quanto sia una possibilità grandissima che non va sprecata mai. Ci fossero due persone, ce ne dovessero essere due come mille, ecco. E quindi, ecco, io almeno questo nel musical è stato chiaro, ecco. E tra l'altro poi hai fatto dei, insomma, hai partecipato a musical importanti, se non ricordo male, anche sei stata Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar. Sì, accanto a Ted Miller. Insomma, è stata una bella esperienza. Poi i brani, quelli sono splendidi, tra l'altro, sono proprio brani bellissimi. Sì, esatto, brani bellissimi. E poi, diciamo, ecco, tu ti ritrovi a fare per 50 repliche la stessa cosa ogni sera, e che uno dice, ma alla fine non ti dà noia. Invece c'è un aspetto sempre diverso. Ogni sera è completamente diverso. Ogni sera riscopri quella cosa, ogni sera ritorni a fare quella cosa, ma aggiungendo qualcosa e crescendo anche tu come persona. Poi io adoro essere in squadra, sono abbastanza una compagnona, come si dice, quindi nel musical tu vivi in quel momento proprio una vita, come se diventa una grande famiglia. E per me, che è un po' la sindrome da tribù, è bellissimo. Tra l'altro tu hai duettato con un sacco di grandi artisti, insomma, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Peter Sincotti, sì, che devo dire a me piace tantissimo. Quelle sono state le interpretazioni molto belle. Qual è il ricordo più bello che hai di questi duetti? Con chi ti è piaciuto più? Ma sicuramente quelli con Peter, il periodo con Peter, anche perché è stata la collaborazione più duratura, perché per due dischi abbiamo scritto insieme, abbiamo registrato. Io trovo che lui sia bravissimo, a me piace molto, devo dire. Sì. Lui veramente, poi al piano è un'orchestra vivente, nel senso che è un pianista, ma se suona ha l'intenzione di suonare con 10 persone, non con una. E poi ha un gusto ricercato, ma comunque pop, assolutamente, devo dire, veramente fantastico. E quindi poi io ero una fan prima di collaborare con lui. Allora pensa quanto ancora, è stato però bello. Sì, è stato bellissimo davvero. Però devo dire, ogni collaborazione comunque, poi per come sono fatta io, sono una spugna, mi ha lasciato qualcosa di diverso, ho imparato qualcosa da ognuno. Anche no, Ornella Vanoni penso sia stata... Ornella Vanoni è stata la mia madrina, diciamo, della mia partecipazione come nel Sanremo Giovani con Egocentrica, e non potevo avere madrina migliore che suggellasse il mio esordio, perché la stimo per la carriera, per il suo essere donna, per quello che ha rappresentato, è diciamo per me come un'icona della musica italiana, e veramente sono stata contentissima. Anche lei come te un'artista completa, perché è stata anche attrice, no? Cioè, quindi sì, esatto, in teatro, ha lavorato in teatro, cioè veramente sì, un'artista a tutto tondo, come ne esistono poche. Senti, ce lo ascoltiamo il singolo e poi ne parliamo davanti sì, al mare? Sì, okay. Con piacere. Okay. Ma che bello questo brano. Ci ha presa voglia di mare. A parte che io già... A novembre già c'è la voglia di mare con questo brano, ci hai distrutto praticamente. Poi ti dico che infatti, io da questa mattina che lo ascolto e lo riascolto e che lo canto. Senti, gli arrangiamenti chi li ha curati? Perché sono molto belli, molto... Guarda, sì, li ha curati Fabio Ilacqua, che è anche il produttore di tutto il disco. E sì, devo dire, specialmente in questo brano lo ha seguito con delicatezza, accompagnando il testo con una delicatezza particolare che appunto dà rilievo proprio a ogni parola. Senti, ma ci racconti il video, quanto è stato faticoso girarlo, e ti hanno catapultata dal sud alla Sardegna. Questo sì, esatto, da Taormina a Catanzaro ad Alghero, sono 3 giorni,
Alghero è stato il finale di questo terzo, di questo trio, tra tramonto e alba, no? Leggevo. Tra tramonto e alba, esatto. Io dovevo praticamente fare questa danza, e poi in realtà nella realtà è diventata nella testa una lotta, perché tra la stanchezza, il freddo, perché comunque erano i primi di giugno e devo dire tra il tramonto e l'alba, i primi di giugno ti hanno proposto di entrare nell'acqua? Sì, esatto, ho detto, ma dopo alla fine se ce la fai dovresti entrare nell'acqua, ti dovresti lanciare nell'acqua. Io poi sono freddolosissima proprio, quindi mi ero, cioè, ho detto no, non ce la farò mai, intanto balliamo. Però devo dire che è stato veramente tutto reale, cioè quello che hanno ripreso loro è stato veramente la realtà, cioè questa mia danza a un certo punto è diventata una lotta, perché non si so spiegare quello che è successo lì, però è successo qualcosa di, è proprio una catarsi, dove a un certo punto ho cominciato veramente a visualizzare tutte le varie fasi della mia vita, un po' cantando anche quello che cantavo, e a un certo punto ho cominciato a lottare per togliermi di dosso questa vecchia pelle che doveva essere lasciata lì, e a un certo punto è stato veramente automatico entrare in acqua e lasciarmi andare proprio, ho chiuso gli occhi tra gli scogli, quindi una situazione dove ti assicuro che non mi metterei mai lucidamente in quella situazione. Però ero che t'avevano dato a colazione, di... ecco. esatto, perché poi noi vediamo i minuti della canzone, ma quanto tempo hai? No, è durato un'infinità, da lì hanno preso un estrattino, ma c'è tutto, delle ore? Ho ballato 3-4 ore, sì. Beh, diciamo ti sei riscaldata però a quel punto. No, infatti è stato un ottimo allenamento, perché io sono anche una abbastanza pigra, cioè, quindi non ho fatto tutto questo sport, diciamo che ho recuperato per una volta. Senti, ma invece il disco ci state lavorando? Quando è prevista l'uscita, l'album? Allora, l'uscita dell'album è prevista per l'anno prossimo, però il disco è pronto. Quindi non dovremo aspettare tanti mesi, l'anno prossimo non c'è molto da aspettare in realtà, esatto. Questi tempi di fabbricazione, ecco. No, perché io sono molto curiosa, no? di ascoltare gli altri brani, devo dire. Sì, infatti. Ci puoi dire se ci sono dei duetti, dei featuring, oppure se sarai sola? Sempre guarda, posso dire molto poco, no? Non possiamo dire molto. Ritornerò da te con l'album in mano. Oh! Tra quanto? Lo diceva dall'anno prossimo. L'anno prossimo. L'anno pro, comunque 2022, sì. Quindi bisognerà aspettare. Io invece sono molto curiosa perché insomma tu sei anche particolarmente a tuo agio al di fuori dell'ambito musicale, anche se sei sempre collegato a questo, ma sei stata ospite da Chiambretti come ospite fisso, ti abbiamo visto anche nel debutto cinematografico, no? Come coprotagonista nel film di Walter Veltroni. Quanto ti piace anche questo aspetto e quanta importanza ha nel tuo percorso professionale? Ma tanto, devo dire che ogni ambito in cui, è come, perché un po' per me è anche tornare bambina, quindi riappropriarmi, far pace con la bambina che è in me, quindi quando gioco e quando recito, che poi io in realtà non recito mai, nel senso che sono maschere quelle che uno mette per dire, non so, quando si gioca, quando diciamo, tra virgolette, recito. Però sono maschere che almeno a me mi permettono di liberare delle parti di me che sono comunque in me. Quindi in realtà è un recitare, ma non è un recitare. Da artista, come hai vissuto? Questa è una domanda che stiamo facendo un po' tutti quanti i musicisti, comunque gli attori, gli artisti che sono intervenuti in questo anno e mezzo così complicato poi per il settore artistico più che per altri settori. Appartiene alla categoria che ha reagito riuscendo a creare di più, oppure hai avuto anche tu un momento di difficoltà di fronte a questa diciamo emergenza davvero tale, nel senso che non era proprio programmabile in alcun modo, soprattutto nel settore lavorativo? Sì, beh, io inizialmente mi sono lanciata sui social facendo
dei video così casalinghi con i miei musicisti e diciamo sono sopravvissuta in questo modo, sopravvissuta intendo internamente, nel senso che io ho proprio bisogno di esprimermi in questo senso, quindi inizialmente con lo streaming, però lo streaming chiaramente non ti dà quello che ti dà il reale incontro con le persone, che è tutta un'altra energia e di cui io mi nutro anche per creare e per fare nuove cose. Quindi sì, io poi a un certo punto sono fermata con tutto questo perché avevo proprio bisogno di linfa per riprendere ossigeno proprio, e devo dire per fortuna durante l'estate in realtà sono riuscita a fare un sacco di concerti sia nell'estate scorsa che durante quest'estate, quindi mi sono riappropriata di questo ossigeno. Però sì. Sì, no, appunto dicevo, adesso è un po' tutto ripartito e ci saranno anche naturalmente tour e quant'altro. Sei già tornata sul palco e hai già potuto insomma riappropriarti del piacere del pubblico. Sì, assolutamente. Vengo da due concerti meravigliosi. Roma e Milano. Sì. Che sono stati veramente bellissimi. Brancaccio il nazionale. Di cui ancora godo, sì. Ancora adesso, cioè, come è andato? Cioè, il momento in cui sei salita e hai ritrovato il pubblico, descrivicelo. Com'è stato? Poi il pubblico in teatro, poi caldissimo, con la voglia proprio di esserci veramente. È stato bellissimo. Poi a Milano c'è stata questa standing ovation finale che mi ha proprio ancora oggi. Di solito l'effetto benefico di una data mi dura 2-3 giorni, invece adesso a una settimana ancora chiudo gli occhi e ripercepisco tutto quello che percepivo lì. Ma quello che arriva durante i concerti è proprio l'energia della gente che hai intorno, le aspettative, le emozioni, la gente che è intorno, e io poi sono al centro tra il pubblico e la mia band, quindi sono due energie che si sposano, io devo solo aprire la bocca e amplificare quello che percepisco nell'aria. È bello, così è bello. Poi insomma dicono sempre che il pubblico del nord è meno caloroso, invece tu dimostri il contrario. No, davvero devo dire sia a Roma che a Milano, ma come anche in tutti i posti dove sono stata quest'estate, però non so spiegarti, forse perché in teatro, quindi si crea proprio un'intimità che veramente sì, mi è sembrato è molto più bello in teatro secondo me, sì. Sì, sì. Anche l'acustica è migliore sicuramente, sì, però è proprio esatto, più bello. Esatto, sì, si crea proprio quell'atmosfera veramente intima. Già. Bene, e allora noi ci andiamo a ci salutiamo riascoltando ascoltiamo il questo tuo singolo brano. Che è proprio bello, veramente complimenti. Grazie. E speriamo grazie di poter presto. E ti aspettiamo quando uscirà l'album, veramente. E infatti, con vero piacere sarò dei vostri. Grazie mille, Simona Molinari, grazie per essere grazie stata con a noi. Voi. Davanti al grazie mare. A voi. Grazie. Ciao.